abbiamo perso una persona veramente, un grande volontario per il nostro paese, una persona veramente disponibile, una persona che lo conoscevo bene, gran lavoratore, quando c'era da fare qualcosa anche nel sociale, nel paese, lui c'era sempre. Resana in lutto dopo il tragico incidente sul lavoro costato la vita ieri sera a Giuseppe Taccin, 65 anni, morto mentre lavorava nella sua officina di tornitura meccanica nella frazione di San Marco. Saranno ora gli accertamenti affidati ai tecnici dello Spisa e ai carabinieri di Castelfranco ad accertare l'esatta dinamica della tragedia. Dai primi accertamenti pare che Taccin sia rimasto impigliato con un indumento nel tornio, finendo schiacciato nel macchinario. Artigiano esperto, Taccin era molto conosciuto in paese, soprattutto per il suo grande impegno nel volontariato, anima del gruppo culturale San Marco, attivo in parrocchia, nella Sagra e nell'Avis, era anche medaglia d'oro dell'Associazione dei Donatori di Sangue. Giuseppe era una grandissima persona perché era sempre disponibile per tutti a lavorare, ad essere presente sulle iniziative che facevamo come gruppi, come associazioni per il suo paese. Purtroppo questa è una grandissima perdita. Nelle ultime settimane aveva collaborato all'allestimento della storica mostra dei presepi. L'esposizione domani aprirà, lui avrebbe voluto così, dice il sindaco, ma non ci sarà la prevista cerimonia e questa sera il concerto di Natale inizierà con un minuto di raccoglimento ed una preghiera per ricordare Giuseppe Taccin. In attesa di sapere quando verranno celebrati i funerali, l'intera comunità si stringe alla moglie e ai due figli. Condoglianze veramente ai figli, a Paolo, a Riccardo, alla moglie, Laura, veramente dispiace molto, un duro colpo per la nostra comunità.